farmacia di quartiere sta diventando sempre un presidio più centrale nel Servizio Sanitario Nazionale e l'idea è quella di aumentare sempre la centralità e di rendere questa centralità collaborativa con le istituzioni pubbliche, nel senso che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale vanno verso una centralità distrettuale, verso la centralità della Casa della Salute, e la farmacia dovrà essere per forza, per non finire come la farmacia americana, che è un supermercato con un piccolo angolo dove c'è scritto prescription. Noi invece vogliamo una farmacia integrata perfettamente nel sistema distrettuale della Casa della Salute, dove oltre ad erogare un'assistenza farmaceutica per conto di tutta la struttura pubblica, e quindi non in distribuzione per conto, diciamo per una in collaborazione con la struttura pubblica, ma vogliamo una farmacia che si integri anche nei servizi, quindi erogando dei servizi che sono dei servizi che adesso eroga la struttura pubblica, ma che per presto verranno ad essere erogati, dovranno essere erogati per forza dalla farmacia. Quindi un valore aggiunto per il servizio sanitario pubblico che dovrà aumentare la professionalità sanitaria. Oltre a questa, giustamente, deve sposare l'attività commerciale, che per forza è indispensabile per il prosieguo dell'attività. Quindi noi vogliamo una farmacia che punti sulla professionalità. Come ordine stiamo lavorando sulla formazione e sull'integrazione del farmacista nella struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi noi vogliamo che le cose viaggino bene, e non solo. Vogliamo un'integrazione interprofessionale, perché sono importanti tutte le altre figure che debbono viaggiare e collaborare parallelamente alla farmacia: i medici, i veterinari, i nutrizionisti, i dietisti. Devono fare un pool per la tutela della salute del paziente. Questo è l'ideale e questo vogliamo che sia il futuro della farmacia e del Servizio Sanitario Nazionale, che ha fatto 40 anni da poco e dobbiamo un po' ringiovanirlo.